Buonasera, benvenuti alla proiezione dell'unico film italiano in concorso al 34esimo TFF. Allora, può parere una coincidenza, ma lo è in realtà, e però alla fine poi tutto torna. In questo momento, un quarto d'ora fa, è iniziato alla Sala Reposi 4 la terza proiezione di uno dei film scelti nella carta bianca dal guest director di quest'anno, che è Gabriele Salvatores. E questo film è un grande film della fine degli anni 60, si intitola If ed è stato diretto da Lindsay Anderson. Allora, e quando ho visto I figli della notte ho pensato a If, perché è inevitabile pensarci, credo. Ho pensato anche ad altri film, ma soprattutto a If, perché If racconta la storia dei ricchi inglesi educati nel college, o il college in Inghilterra tradizionalmente, poi appunto siamo alla fine degli anni 60, sono soltanto per i ricchi, ed è la storia dell'educazione al potere, dell'educazione al dominio. Poi va tutto per la sua strada, che è molto surreale e molto sessantottina. Molto quando questi figli della notte ho pensato a If, perché If racconta oggi la stessa storia. C'è un collegio in cima, in un posto completamente isolato e innevato, dove i figli della ricca imprenditoria, figli dei ricchi, non necessariamente per punizione, alcuni sì, altri no, vengono mandati soprattutto perché devono essere addestrati. Devono essere soli, perché l'addestramento giusto avviene se sei da solo e non c'hai nessuno a cui attaccarti, e devono essere abituati a quello che sarà l'esercizio del potere, della professione, dell'esercizio del potere e della loro classe. È un film che, a parte If, ci ha ricordato altre cose. È inevitabile un ricordo anche di certo cinema dell'occhio, e però ibrida va in delle altre direzioni, è moderno, è contemporaneo, perciò ibrida anche col cinema di genere, ibrida con Shining, con Kubrick, secondo me ibrida con David Lynch e con tutta una serie di suggestioni di genere che una volta certi autori rifuggivano e che adesso invece sono diventati un pochino il succo del nuovo cinema, del cinema che sta tentando appunto di liberarsi dai ghetti e dalle classificazioni rigide. E questo è il primo lungometraggio di un autore che ha un cognome importante, è Andrea De Sica, che invito Grazie a te. Perché non c'è la idea più bella di questa per poter presentare per un primo film. Già che ci siamo con i ringraziamenti, io vorrei ringraziare Paolo De Brock e Paola Malanga di Rai Cinema, che sono qui con noi e che stanno a questo film. Io invece vorrei ringraziare i miei produttori, Marta Donzelli e Gregorio Bonnetta. Senza i guai non sarei qua. Ringrazio Luciotto, Tarantula, il nostro produttore belga. Abbiamo le liste. Il MIPAC, il cast sostenuto del film, e il DM di Bolzano, dove il cast sostenuto del film è il film completamente ambientato in Alto Adige. E vorrei introdurre il cast. Sì. Facciamo subito poi c'è poco. Li chiamiamo? Chiamiamo Ludovico Succio. Patrizio Mangione. Giulia Sopoli. Luigi Pignone. Pietro Mangreta. Michael Lasso. Ok.
e ci sono presenti in sala anche gli sceneggiatori, che ringrazio anche tantissimo, sono Mariano Di Nardo e Gloria Malatesta. Il montatore Alberto Masi, Leonardo Rossi che ha collaborato con me alla colonna sonora. Siamo tutti qua. Pare che abbiamo detto tutti. Se vuoi dire qualcosa parola, apertura, sì. Solo una parola, sono molto felice alla fine di questo percorso molto difficile, fare proprio il primo film, essere qua a condividerlo con voi. Buona visione.